Del centro-sinistra, noi avremmo potuto fare un'operazione in cui avremmo mandato, se non tutti e cinque, con 30.000 preferenze, quindi con solo 13.000 preferenze in più, quattro persone al Consiglio regionale laziale, forse magari anche superando anche la Polverini, non lo so se questo sarebbe servito, però avremmo preso persone che non sarebbero andate a votare e sarebbero andate a votare, e avremmo avuto una lobby di quattro persone trasversale a tutti i partiti che avrebbero difeso le nostre idee, le nostre programmi, e questo è quello che dobbiamo fare, continuare i collegamenti, dobbiamo riuscire a non cedere alla sfiducia, ma pensare che ci sono professionalità e potenzialità. Non c'è il nuovo Obama italiano, io non lo vedo, anche se vedo persone che potrebbero in qualche maniera emergere, perché hanno sicuramente le capacità, e uno di questi secondo me è Luigi De Magistri, che è qui presente, e credo che però ha bisogno di noi. C'è la necessità, secondo me, di creare una rete, creare il nuovo Move On italiano, che sia disponibile, disposto trasversalmente a non schifare i partiti, a non schifare la politica, perché se questa cosa non viene, se noi abbattiamo Berlusconi oggi, se Berlusconi si abbatte da solo oggi, io voglio sapere che alternativa c'è. Non c'è nessun tipo di alternativa, e noi cittadini, secondo me, non dobbiamo aspettare i partiti, ma dobbiamo prepararla noi l'alternativa. Abbiamo la forza e la possibilità di farlo, e secondo me se ci colleghiamo e seguiamo i progetti che ci sono, abbiamo sicuramente la forza di essere, come dicevo prima, propedeutici all'unità dell'opposizione. Grazie. Grazie, grazie Gianfranco. Massimo Fini. Tocca a me? Vabbè, io partirò, non parlerò prima del presente e del futuro, ma del passato, come preferisco. Mi pare che il titolo inizi con l'Italia si è persa, cioè perché noi diamo secondo me a Berlusconi un'importanza.